Allora ragazzi, sì, ieri abbiamo fatto benvenuti in un nuovo video spesa, faccio io già l'intro così. Allora, ieri abbiamo fatto la spesa, però c'erano alcune cose che mancavano e allora stanotte, mi ricordo che ora era, ho fatto la spesa online, prendendo le cose appunto che non avevamo preso e poi ho deciso di comprare gli ingredienti dell'insalata di riso, così la farò stasera, così mio marito non si sgraffigna le cose, la faccio stasera, però la mangiamo domani. Niente, allora ho preso le uova, che comunque queste qua servono sempre, voglio fare una frittatina, una cosa, va sempre bene le uova. Poi appunto le cose per l'insalata di riso, ho preso 3 pacchi di Wooster, questi qua i vuoi da Citterio. Questi 3, prima ne prendevo 5 per fare l'insalata di riso, sono presi 3, però non credo che li userò tutte e 3, vediamo. Il prosciutto cotto a cubetti, questo di Esselunga perché questo era un'offerta, sono di solito prendo quello della Citterio che è molto buono, però anche questo qua è buono. E niente, mio marito si era mangiato sia questi che il booster che questo, ragazzi, il formaggio Emmental, questo qua marca Smart, che è molto buono e io lo userò appunto da tagliare per fare dei cubettini, qualche cosa avanza, però ovviamente mi serve, se me lo mangia tutto non la posso fare l'insalata di riso. Questo 2,55, quindi veramente poco. E adesso vi faccio vedere i surgelati, che così si mettono via un attimo. Vi faccio vedere le altre cose. Allora, abbiamo preso il gelato, questo qua alla crema, marca Esselunga. Volevamo prendere, cioè volevo prendere quello crema e nocciola, che è da 1 chilo di Esselunga, però non c'era, ho dovuto prenderli separati, crema e nocciola. Non so perché, questo qua che avete l'acqua, perché sì, era nel freezer, nel reparto comunque congelato dell'Esselunga, del ritiro. Questo qui, non ricordo cosa volevo dirvi, comunque mezzo chilo, crema e nocciola. Poi queste qua le ho ricomprate perché ci piacciono tanto e sono le zucchine trifolate, perché noi mangiamo le zucchine, le abbiamo comprate ieri, infatti le abbiamo e quelle le mangiamo l'estate, così le mettiamo nell'acqua, facciamo bollire, si scolano e le mangiamo così, quelle bollite insomma. Però anche questo come contorno è proprio ottimo da mangiare, che ne so, con le svizzere o la carne trita o qualcosa, insomma, di carne. Questo è un ottimo contorno, molto buono. Poi ho preso, queste erano in offerta, della Bonduelle, un pezzo di ghiaccio, cioè guardate, i tortini di broccoli e carote. Questi sono molto buoni, era da tanto che comunque non li prendevo, ce ne sono dentro 4, 2 a testa, e questi qua vanno bene accompagnati con un contorno che non sia una verdura, che sia tipo, ecco sì, no, con dei pomodori, ecco, con su dell'origano e va bene insomma, questi qua. Poi ho preso la trita scelta di vitello, questa qua marca Esselunga, questa è 350 grammi e questa qua appunto la usiamo da cucinare in padella senza condimento, senza neanche una goccia d'olio, semplicemente così si fa cuocere lentamente. Come condimento ci mettiamo solamente il rosmarino in polvere e vi assicuro che è buonissima, neanche il dado, niente, proprio è buonissima e quindi è ottima, è buona anche per fare il ragù. I peli delle gatte, ma tanto dopo, prima di mangiare pulisco, perché prima si era sdraiata la gatta con l'appiccicaticcio qua, vabbè. Poi le svizzere, queste qua di vitello, Esselunga, sì, hamburgeria, questo uno per uno, non so se lo mangeremo stasera, mangiamo l'insalata e con chicken salad, quello che abbiamo preso ieri, mangiamo quello stasera. E questo niente, adesso lo mettiamo nel congelatore. E niente, poi siccome l'abbiamo mangiate l'altra volta, queste le abbiamo mangiate, erano ancora in offerta, ho detto vabbè, faccio scorta e quindi le ho prese, queste qui nel ristorante Cameo, però non da mangiare subito adesso, queste qua da mangiare tipo tra un bel po', non certo subito.
sono buone. E poi, come novità, visto che era in offerta anche questo, ho voluto prendere questa una da fare metà io e mio marito per assaggiare com'è. Pizza al tonno con la cipolla rossa. Non l'ho mai assaggiata, sono sempre stata curiosa di assaggiare Buona. questa pizza. È buona? Tu hai già Adesso che mi assaggiata? ricordo, no, però il profumo. E niente, questo qua magari faremo un mukbang di copia, non lo so. Poi, allora, i salamini, questi qua, che erano in offerta, questi qua bastoncini, ne ho presi 4 perché sono molto buoni. Questi qua hanno 0,5 carboidrati, 0,5 di zucchero, è ottimo. Questi io li ho sempre mangiati da quando ho iniziato la dieta ferrea, sempre mangiati. Poi gli Actimel, questi qua alla fragola, 0 grassi e 0 zuccheri, uno fragola e poi uno al cocco. Questi qua li compriamo sempre perché comunque siamo in due, in 3 giorni finiscono. E allora ho detto stavolta va bene, compro 2 confezioni perché se no. No, amore, questo qua scade il 30 giugno, questo al cocco. Questo qua invece è il 14 luglio, va bene, dobbiamo bere prima questi al cocco, Va eh? bene. Perché ne abbiamo già un'altra confezione in casa, ma questi scadono prima di tutti. Devi mettere davanti questi che finiamo al cocco, tanto questi qua in 3 giorni li beviamo. Oggi è 18, quindi va benissimo. E questi fino al 14 luglio. Questi qua facciamo Prima anche. cocco, Questi poi ce li portiamo salami. pure in vacanza, guarda. E niente, quelli. Poi il salame. Allora, mia mamma mi ha chiesto di prendere il salame. Una confezione a me e mio marito. Quindi facciamo una fila io, una fila a mio marito. E questo qua, mia mamma. Mamma, sei contenta del salamino? Mamma, sei contenta che tu hai preso il salame? Ah, grazie, molto contenta. Lo so. Poi ho preso della Vallelata, fior di latte, i bocconcini. Ho preso 2 confezioni perché non mi ricordo se era scontata o se avevano i punti fragola. Non me lo ricordo, quindi ne ho prese 2 per questa motivazione. E quindi ho preso questi qua perché o erano in offerta o avevano i punti fragola. Non lo so. Comunque, 2 confezioni di queste. Poi queste erano in offerta, queste salviettine qua. Della Fresh and Clean, io le tengo sempre nel comodino, sono sempre molto comode. E poi ho preso queste, che queste qua mi servono per la borsa della spiaggia. Ho iniziato a prendere queste perché ho visto che erano scontate, e allora ho detto vabbè, le prendo. Sono 60 salviette, e queste qua al mare, una cosa e l'altra, in borsa, nella borsa mare, questo serve sempre. E quindi nulla, queste qua sono con le proprio disinfettanti, igienizzanti, che magari non so, devi igienizzare qualche cosa con la sabbia e quant'altro, è sempre bene averle queste. Non lo so, forse ne comprerò un'altra confezione, però penso che una mi basti, sono 60, vediamo. Comunque erano scontatissime. Poi preso della Alpro il latte questo qua. Di soia, gusto vaniglia e uno al cioccolato. Questi qua penso che me li porterò via perché comunque scadono nel 2025 e quindi questi qua ho iniziato un attimino a prendere le cose, insomma, da portare via. Poi ho preso un'altra confezione di mozzarelle perché erano veramente scontate. Le abbiamo prese sia ieri e le ho prese anche oggi perché ho detto vabbè sono scontate quindi fa comodo sempre averle queste qua che sono quelle light e va bene. Poi sottilette queste qua che chissà cioè abbiamo un topolino in casa che mangia le sottilette ragazzi. Davide. Ho detto topolino non una topolina. Poi ho preso queste perché le volevo già prendere ieri, poi boh, non lo so perché non le ho prese e queste qua sono molto buone a fare con un filo di Ma sughetto, proprio un velo, un pomodoro e il letto. basilico. E queste qua ti fanno un piatto unico. Poi ci accompagni poi dopo la frutta, insomma così, 4,99 e sono buonissime. C'è dentro la carne e la verdura, quindi abbiamo sia carne che verdura. Sono fatte di pollo e tacchino. Con carote e spinaci, quindi è un pasto completo. In più ci metto il sughetto, il sugo e il pomodoro. E questo è un pranzo completo, cioè una cena completa. Una rete di limoni, che
che mi serviva per la bresaola, poi una retina di arance, queste qua sono arance Valencia bio, questo ci faccio la spremuta, è un chilo, ho preso altre due pappe per le gatte, queste qua, della gourmet, poi per la colazione di mio marito le camille, queste qua, con carota e arancia e mandorle, sono, queste sono buonissime, da una vita che non le mangio. Però le ho prese per lui, ovviamente queste le metterò nel cassetto e le mangia una alla volta alla mattina, che così non esagera. Poi ho preso questo qua, è una novità, non l'ho mai comprato, non mi serviva l'ammorbidente, però ho visto che era in offerta, non l'ho mai preso, Mon Amour Ninfea Viola, era scontatissimo, maxi formato, 54 lavaggi, e ho sentito la profumazione, l'ho sentita, e devo dire che è molto buono. Poi vediamo come mi trovo con questo qua della Mon Amour. Non mi pare proprio di averlo mai preso, Mon Amour. Franco buoni per le chiappe. Franco buoni per le chiappe. In che senso franco buoni per le chiappe? Per non dire carta da parati, così, una qualche ironica. Ma cosa c'è dopo l'ammorbidente? Scusa, no, vabbè, lasciate perdere. Candeggina, l'avete super bagnata perché era insieme alle cose fredde dell'Esselunga. E appunto qua c'è acqua ovunque, peli delle gatte ovunque. Ma ovviamente questo adesso lo igienizzo il tavolo. E niente, l'ho presa perché vabbè, non fa mai male. Poi per finire, forse ecco perché ha fatto quella battuta, la carta igienica, questa qua della Smart, 4 maxi rotoli, due veri, questi sono veramente giganti e veramente durano tanto e nulla. È buona, l'hai assaggiata? Dai amore. E niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi è piaciuto compagnia e nulla. Noi stiamo cominciando, come vedete, a prendere le cosucce che servono per il mare. Dove andremo? Quando partiremo soprattutto? E niente, io vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima, ciao!